Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a mostrarvi queste pinne della Cressy. Non sono le prime pinne che vado a recensire, ho già recensito un altro modello sempre della Cressy. Vi lascio il link in descrizione sia di queste pinne qui che trovate in questa recensione, ma anche di quelle che ho già recensito. Vi lascio sia il link d'acquisto di Amazon, ma anche il link dell'altra video recensione. Andiamo a vederle insieme. Innanzitutto il modello è Cressy Agua Short e come vedete e come dice già il nome sono corte. Quindi non vi aspettate delle pinne troppo lunghe, ma lo acquistate semplicemente perché per esplorare comunque dei fondali bassi o per effettuare delle nuotate che non siano troppo in profondità o comunque per gli inizi, secondo me queste pinne vanno davvero bene anche per non affaticare il piede, perché avere una pinna davvero lunga può effettivamente causarvi, se siete alle prime armi, anche un certo fastidio. Devo dire che queste pinne fanno veramente al caso mio, anche perché permettono di allenare pure i polpacci, le gambe durante la nuotata. E come non averle? Questo è quello che mi è piaciuto. Volevo qualcosa di compatto, qualcosa di veramente leggero, di non so come posso dire, qualcosa che comunque mi permettesse di nuotare liberamente ma agevolare la nuotata, visto che comunque avere un pezzo di pinna spinge di più quando andate a nuotare sia sott'acqua ma anche in superficie. Andiamo a vederlo un po' da vicino. Innanzitutto vi dico che c'è il colore argento nero, che è questo qua, c'è tipo anche dei, non so se si riesce a vedere, dei glitter, si può dire così, tipo argentati. Molto bello questo design. La parte comunque è molto morbida, qui di gomma addirittura e qui è una plastica dura. Comunque sono molto molto morbide. Questo mi piace rispetto all'altro modello rondinella che ho recensito. Sono ovviamente sia più corte ma anche molto morbide come materiale. Questo è il la parte di plastica che serve per non deformarle, io la tengo sempre anche dopo l'utilizzo. Arrivano all'interno del sacchetto Cressy, ecco qua. Andiamo a vederle insieme più da vicino. Vado a toglierlo. Io vi consiglio di tenerlo sempre questo, perché serve veramente per non deformarle, quindi lo vado sempre ad utilizzare. Tolto questo, vi mostro anche un po' come sono all'interno. Sono veramente morbide, quindi si piegano come niente, non vi appesantiscono il piede. Questo è il profilo, vi mostro comunque il dietro e l'altro profilo. La parte sotto si presenta così, dura. Io ho preso una taglia 41-42 che rispecchia poi quello che è la taglia del mio piede, devo dire. E c'è una parte poi un po' rinforzata in gomma dove si appoggia, ma è made in Italy, quindi prodotte in Italia, così viene descritto. E devo dire che lo acquistate insieme anche a dei calzari, e devo dire che potrebbe anche non essercene bisogno, ma io l'ho acquistato semplicemente per ridurre quella che è la l'escursione termica che si ha magari quando si nuota dopo un po' di tempo, e quindi i piedi si vanno a raffreddare. E quindi ho acquistato questo prodotto, che l'ho trovato in un'altra video recensione che vi lascerò qui sotto, sempre della marca Cressy, ma oggi mi volevo concentrare su questa recensione. Quindi secondo me è un prodotto davvero interessante che vi consiglio. Non sono così piccole come sembra, ma fanno il loro dovere. Vi aiutano a dare una bella spinta, utile per il nuoto, snorkeling, davvero anche in piscina, e anche per chi vuole esplorare, andare in apnea a profondità che non siano così eccessive, può usarle tranquillamente. Il vantaggio, ripeto, è che non vi affaticano la parte davanti del piede o della gamba, e quindi è come non averle praticamente. Link in descrizione delle pinne che ho recensito appena adesso, e anche delle altre pinne, come anche dei calzari con la video recensione. Iscrivetevi perché usciranno davvero diverse video recensioni a tema apnea e non solo. Alla prossima video review.